Riuso irriguo delle acque di depurazione, dal trattamento delle acque reflue al loro impiego in agricoltura, è il tema di una giornata dimostrativa promossa da CRPA, il depuratore di Mancasale di Irene. Un'esperienza sicuramente interessante. Vediamo le ragioni di questa giornata con Paolo Mantovi, il dottor Paolo Mantovi, ricercatore di CRPA. Sì, abbiamo organizzato questa giornata dimostrativa per permettere agli operatori, ai cittadini, agli agricoltori e ai tecnici di vedere concretamente questo, direi, bell'esempio di adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti è un impianto che permette di recuperare 4-5 milioni di metri cubi di acqua per anno da destinare al riuso irriguo. È un connubio tra l'ambiente rurale e l'ambiente urbano. È la città praticamente che dà acqua alla campagna, perché qui si recuperano i reflui della depurazione della città di Reggio Emilia, siamo a Mancasale, per destinarli ad un'area a valle di questa zona, un'area che ha un'estensione di circa 2000 ettari, di cui un migliaio più o meno irrigui, che ricevono queste acque e le utilizzano tal quali, o diluite con acque di sollevamento di Po o di secchia per irrigare le colture ai fini zootecnici, ai fini alimentari, le viti e quant'altro si trova su questo territorio. Ma vediamo anche come rientra nel progetto LIFE questo impianto. Ne parliamo con il dottor Marco Ligabue di CRPA. Sì, questo presso il quale ci troviamo oggi è un impianto di raffinazione, un impianto di trattamento o di finissaggio, che dir si voglia, delle acque di depurazione urbana. È un impianto che è costituito da un ulteriore trattamento delle acque attraverso filtri a sabbia, attraverso trattamento a raggi UV e quant'altro, tale per cui le acque che ne derivano rientrano nei limiti imposti dalla normativa, possono essere riutilizzati per altri fini. In questo caso stiamo parlando del riutilizzo delle acque ai fini irrigui, quindi per l'irrigazione delle colture. Questo progetto LIFE quindi si inserisce, per così dire, a valle di questo impianto, nel senso che vuole dimostrare come questo sistema complessivo, quindi raffinamento, trattamento terziario delle acque, presa in carico delle acque da parte del consorzio di bonifica attraverso la propria rete di canali e utilizzazione di queste acque trattate, miscelate con altre acque di superficie come le acque di Po, le acque di secchia, quale ricaduta, dicevamo, possa avere questo utilizzo a fini irrigui di queste acque e come questa macchina, questo sistema complessivo possa funzionare al meglio in termini ambientali, e qui vengono effettuati numerosi controlli a livello chimico e microbiologico per quanto riguarda l'uso di queste acque, ma anche a livello economico. Mi spiego meglio, questo impianto è un impianto aggiuntivo, evidentemente ha dei costi aggiuntivi e quindi anche da questo punto di vista abbiamo un impatto che deve essere valutato e conosciuto. E questo è un po' il progetto, che è gestito, come dicevo, da Ireti, che raffina le acque, il consorzio di bonifica che le distribuisce, CRPA che è coordinatore del progetto e che svolge tutti i controlli, i monitoraggi e i prelievi dal punto di vista ambientale e da agronomico, e anche l'autorità di bacino del fiume Po, che si interessa soprattutto degli aspetti legati all'economicità, alla ricaduta economica dell'operazione, alla accettabilità anche sociale di questo tipo di operazione, e anche si occupa degli aspetti di tipo normativo e legislativo, in quanto che la commissione che finanzia è molto attenta a questi aspetti, cioè la valutazione di tipo tecnico, ma anche molto importante la possibilità di estendere queste esperienze in situazioni economico-sociali e ambientali diverse, e anche attenzione alla compatibilità di tipo economico. E siamo con il dottor Cosimo Paravita di Ireti. Vediamo come funziona questo impianto.
Questo impianto prende le acque del depuratore esistente, quindi le acque in uscita dai sedimentatori secondari, e le tratta ulteriormente, quindi le acque vengono pressurizzate, passano nelle batterie di filtrazione dove viene rimossa vengono rimossi i solidi sospesi contenuti nell'acqua. Quindi le acque vengono successivamente addizionate con acqua ossigenata e quindi disinfettate attraverso degli impianti UV per essere immessi in un canale Pistarina, e qui raggiungere i bacini irrigui asserviti dall'impianto. Ecco, dottor Paravita, come definire il bilancio di questa esperienza fino ad oggi? Beh, direi che le performance che abbiamo ottenuto dall'impianto sono tutte positive. Attualmente noi su questo impianto abbiamo iniziato a fare i controlli già da diversi mesi. In nessun caso è stato richiesto di chiudere le paratoie perché andavamo fuori dai limiti, perché i limiti sono stati sempre rispettati, quindi con ampi margini di sicurezza, insomma. Ecco, per queste operazioni, per questi progetti, quali sono le collaborazioni più importanti che state sviluppando? In questo progetto ha visto la collaborazione di diversi enti sia a livello anche internazionale. Siamo appoggiati anche a delle società durante la fase sperimentale, che è iniziata qui nel 2009, sia ci siamo appoggiati all'Università di Brescia, al Centro di Ricerca e Produzione Animali di Reggio Emilia, e quindi anche diverse strutture di reti.